Buona serata a tutti ragazzi. Allora, ho fatto qualche post su questo biscotto tra Francia e Romania. Biscotto abbastanza prevedibile, ma io se faccio un post, due post su un biscotto, ho capito l'Italia e i suoi demeriti. L'Italia ha fatto delle cazzate, hanno i suoi demeriti, hanno i giocatori, hanno i loro demeriti, basta. Finisce lì la cosa. Se adesso andiamo ad analizzare, però il biscotto è una cosa immorale e sulla carta anche illegale, perché ci sono state le squadre retrocesse perché il biscotto, cioè accordi per un risultato o l'altro, vengono considerati illeciti sportivi. Ok? Bene. No, perché adesso veramente è ora di finirla e io sono dell'idea che quello che hai, che ottieni, lo tieni sul campo e basta. Quindi l'Italia è uscita per colpa sua. Fine. Fine. Ok? No, perché se no ogni volta il biscotto, ma il biscotto, ma l'Italia è uscita, ho capito, porca puttana, ho capito, ma il concetto è diverso. Il biscotto è illegale, dovrebbe essere illegale, perché io, giocatore dell'Italia, che ho fatto una mia cazzata? Sì, assolutamente, ho avuto solo la sfortuna di giocarmi la terza partita prima di Francia-Romania e quindi loro sapevano già il risultato e potevano mettersi d'accordo come cazzo fare. Quella è la mia sfortuna. Bene, perfetto. Vabbè, faccio la mia partita. Ho fatto un errore nella partita precedente. Perfetto, ho perso, mi gioco tutto in questa partita qui nella quale non ci sono io. E loro si accordano per far uscire un pareggio. Non si può dire, ma l'Italia ha i suoi demeriti. Ho capito, ma è una cosa schifosa che nel 2019 succedano ancora queste cose, questi accordi qui. E se si inizia a giustificare nell'under 21, ok, quando sono ragazzi, ragazzini quasi, allora ragazzi, poi non lamentiamoci nemmeno e non lamentatevi che giustificate questo risultato antisportivo, questo atteggiamento antisportivo, poi non lamentatevi se un Chiesa simula per guadagnarsi un rigore, perché di fatto lui cerca di trarre vantaggio come tutti, no? E allora, o un gesto, un comportamento è antisportivo sempre, o non è mai, ok? O non lo è mai. Cercate di essere coerenti, perché anche quella volta nel 2004, mi ricordo, Svezia-Danimarca 2-2. Colpe dell'Italia, sono d'accordissimo, ma cazzo, doveva uscire un risultato dal 2-2 in su e fatalità è uscito un 2-2 per far eliminare l'Italia? Dai, cioè, io capisco tutto, ma ci sono delle cose che non capirò mai, nel senso che la schifezza di questi risultati accordati per me sono una vergogna. Ed è un'offesa anche per chi ama lo sport, per chi ama il calcio. Fine. E ripeto, sul campo l'Italia ha meritato di uscire perché ha fatto una cazzata contro una squadra che ne ha prese 5 dalla Spagna. Ok, va benissimo, l'Italia è uscita. Però dall'altra parte, ripeto, l'Italia ha avuto solo la sfortuna, ok, cronologica, che ha giocato prima di Francia e Romania. Perché sono sicuro che qualora l'Italia avesse giocato prima di queste due squadre oggi non avrebbero fatto questa partita. Ed era la terza partita per tutte e tre. Ok? Vabbè, per voi va bene così, giustificate tutto, ok, però poi quando un giocatore contro la vostra squadra si procura un rigore simulando, non lamentatevi perché cerca di trarre vantaggio come hanno fatto Francia e Romania oggi, o no? Allora basta, zitti e basta, perché se un gesto antisportivo lo è sempre o non è mai. Ecco, fine. Ripeto, ci sono squadre che sono state retrocesse perché hanno avuto dei comportamenti nei quali appunto si accordavano con l'altra squadra per un risultato o l'altro. Che sono cose diverse. Cazzo, cioè tra una mia colpa che posso avere per un risultato sportivo negativo a me, ok? E altre cose che succedono con accordi tra squadre, cioè quelle per me sono cose che chi giustifica ciò significa che non ha mai giocato a calcio, perché quando succedeva un qualcosa, sì, di negativo le colpe nostre ce le avevamo, perfetto, ma se poi tu uscivi per colpa di non partite, perché di fatto questa è stata una non partita, allora lì ti girano i coglioni. Ed è normale che ti girino i coglioni, ragazzi, dai. Vabbè, questo è quanto. Per quanto riguarda i biscotti, siccome qua viene giustificato sempre tutto,
Ripeto, Francia, Romania, ok, si può dire, sì, vabbè, ma va bene, sono passate per colpa dell'Italia più che altro, ma va benissimo, ripeto, va benissimo, però per quanto mi riguarda, la cronologia ha voluto sì che ha voluto far sì, insomma, che l'Italia giocasse prima e quindi quella è stata l'unica sfortuna, perché ripeto, non avrebbero giocato in questa maniera, qualora avessero giocato prima o durante la partita dell'Italia. Colpe dell'Italia ce ne sono, colpe dei ragazzini dell'Italia ce ne sono, basta, ripeto, l'Italia ha meritato di uscire. Voglio essere chiaro perché poi... Ma ci sono dei gesti antisportivi che non si possono vedere in campo, tra i quali una simulazione, un calcio a palla lontana e anche degli accordi taciti tra due squadre per passare entrambe, perché quello, secondo me, è un atteggiamento antisportivo e illecito. Poi pensatela come stracazzo volete, ok? Buona serata a tutti.